La Sicilia è una punta, una delle realtà top seller della catena, che consta di 12 strutture in Puglia e Sicilia, appunto. Per quanto riguarda questa splendida regione, abbiamo un ventaglio di scelte che spazia dalla costa orientale a quella occidentale. Terrasini, in provincia di Palermo, CDS Hotels Terrasini, città del mare, è un villaggio con 803 camere, 4 stelle, che si presta benissimo a una vacanza di relax, all'insegna delle escursioni, quindi della cultura e del buon cibo. E una new entry del 5 maggio invece è Baia Taormina, che si trova invece sulla costa occidentale, sulla costa orientale, ed è una realtà invece che è totalmente fronte mare, un 4 stelle superior, che è una nuova appunto apertura, una nuova realtà. Beh, la Sicilia è un punto di riferimento non a livello nazionale ma a livello mondiale. La Sicilia si presenta da sola, è una destinazione che non ha bisogno di presentazioni. Quindi sia che si parli di Palermo, sia che si parli di Messina o Catania o appunto Taormina, è una realtà che si sposa benissimo con la richiesta di appunto cultura. Ci sono dei tour delle realtà, delle città meravigliose, facilmente raggiungibili sia da Taormina che da Palermo. E perché no, con una realtà appunto così vasta, così grande come CDS Hotels Terrasini, è molto semplice sposare il relax con le escursioni e vedere questa realtà fantastica. E CDS Hotels Terrasini non solo dispone di un ristorante centrale a buffet, ma anche di diversi ristoranti tipici. Si pensi per esempio alla Capannuccia, si pensi alla pizzeria aperta durante le serate su prenotazione. Abbiamo diversi invece eventi, soprattutto in alta stagione, che possono invece spaziare dallo street food alla cucina tipica gourmet o magari anche delle serate show cooking, perché no? Quindi il tutto, il relax, le escursioni, la cultura si sposa benissimo con la gastronomia, che è il fiore all'occhiello della Sicilia. E si presenta, diciamo, abbastanza bene, almeno nelle premesse, e anche i ponti che ci sono stati di primavera, che ci sono di primavera, sembrano abbastanza appetibili. E quindi noi ci auguriamo che sia una stagione di piena ripresa dopo quello che è stato l'anno scorso, che si è già un po' ripreso dalla pandemia. Questo che sia la piena ripresa anche del turismo, delle varie mete, delle destinazioni che noi abbiamo, che sono tante, dall'Europa al Mediterraneo, sia dei tour sia anche del mare, che in qualche maniera facciamo e proponiamo. La situazione economica è diciamo varia, e in alcuni casi diciamo i prezzi dei prodotti sono, dopo la pandemia, con l'inflazione, con quello che c'è stato di inflazione, sono aumentati, diciamo, giusto? E noi tendiamo a limitare al massimo l'aumento dei costi e di proporre comunque tour, che è il nostro forte, e soggiorni nelle città con le visite, le escursioni e anche del mare, a prezzi che siano accettabili e competitivi. Pensiamo che almeno una parte del mercato, della gente e così via, comunque, pur con le difficoltà che ci sono economiche, abbia voglia di viaggiare e quindi è disponibile anche, nei limiti del possibile, anche a spendere qualcosa di più. La Sicilia richiama, pur con le difficoltà che ha dal punto di vista della regione, i problemi che può avere, però sappiamo che la Sicilia richiama perché ha un fascino dovuto alle sue tante tradizioni, le sue anche possibilità varie sul terreno gastronomico, sul terreno culturale, sul terreno delle tradizioni, diciamo, delle nostre terre, diciamo, ha un fascino che attira, e quindi sì, il turismo, noi facciamo anche qualcosa in cambio, il turismo va da questo punto di vista. Diciamo che vanno sempre benissimo i tour in generale,
ma soprattutto la Turchia. La prima meta più importante, devo dire, in questo momento che si prenota molto è la Turchia. Considera che abbiamo dei voli da Palermo, da Catania ogni domenica, e da metà luglio fino a settembre un altro volo abbiamo preso di 7 giorni 6 notti, e devo dire che tutte le partenze vanno bene. Sta andando bene anche molto il Giappone. Abbiamo un Giappone bellissimo, top viaggio esclusivo, e anche questo con delle date specifiche, anche questo sta andando molto bene. Per cui diciamo che in questo momento c'è una richiesta di un mercato medio-alto, è quello che ci stanno chiedendo i clienti. Per cui tutti i tour, devo dire anche la Thailandia è molto richiesta, e inizia anche per quest'anno, che abbiamo iniziato con il lungo raggio Maldive, Seychelles, Mauritius, che anche lì abbiamo una bella richiesta. E quindi l'Europa normale? L'Europa, quello si vende sempre, no, l'Europa si vende sempre. Abbiamo quest'anno l'Irlanda, perché fortunatamente c'è di nuovo il volo su Dublino, per cui l'abbiamo ripreso. Il catalogo Europa va sempre bene, però devo dire che c'è anche una richiesta, molto richiesta, per il lungo raggio, e di questo siamo molto contenti.